A Christian dobbiamo dare una moka intera di caffè, lo vediamo un po' stanco. Abbastanza. Mancano 21 giocatori a chiudere, diciamo, il torneo. Oggi è sabato, domani sarà il tavolo finale. Come stai giocando? Come sei in fish? Sappiamo che l'average è 150.000. Sì, ne ho 220.000, stack stabile. Sto giocando abbastanza chiuso perché il tavolo non si inventa niente, cioè chiuso. Sto giocando le mani che devo giocare, niente, non mi invento nulla perché sono stanco. Si vede, infatti, si è provato. Sì, 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 perché la struttura è abbastanza pesante da sopportare. Quindi dopo tante ore di gioco. Sì, dopo tante ore di gioco, soprattutto a giocare 200 per, 150 per, non è semplice. Quindi dopo l'ottava ora di gioco, 8 abbiamo fatto, 7, sì, diventa pesante. Quindi sto aspettando proprio la fine del day 2 per arrivare a domani, spero fresco. Noi ti lasciamo continuare il gioco, ti intervisteremo per la chiusura, non ti addormentare al tavolo. No, assolutamente, va bene, ciao a tutti. Ciao. Massimo, amico di Full Aces Poker, è osservato speciale per Aces Book. Siete rimasti ormai in 21 al main event, pochi livelli, domani si passerà al tavolo finale. Come si giocano questi ultimi livello? Siete più chiusi oppure cercate di spingere? Guarda, io che sono corto devo obbligatoriamente giocare chiuso. C'è un gioco molto aggressivo da parte di chi ha più fish, ma è normale. Quante fish hai? Ne ho circa 80.000, ma ho appena fatto un double up che avevo. Quindi eri proprio corto. Ero cortissimo, avevo una coppia d'assi e l'ho massimizzata. Giochi chiuso, aspetti la mano giusta per poter... Devo obbligatoriamente giocare chiuso, aspettare la mano giusta perché avendo poche chip devo cercare di raddoppiarle e si può fare solo con delle mani forti, insomma. Gli altri giocatori come sono? Sono molto bravi, se sbagli appena una mossa sei fuori. Noi continueremo a seguirti e faremo poi la chiusura di giornata. Grazie. Ciao. Ciao.